14.000 euro al mese per fare male il proprio lavoro. Ogni tanto mi scrivete che sono un pessimista, che ho una visione estremamente negativa del futuro che ci attende. Il fatto è che trovo un filino difficile essere ottimista quando ogni singolo dato che mi passa sotto gli occhi conferma esattamente quello che penso. Vorrei veramente che ci fosse qualche appoggio, anche traballante, su cui fondare un minimo di ottimismo, ma non c'è. Sapete cosa c'è sempre, invece? Una classe politica che mi fa venire il vomito, e ora vi spiego perché. Quest'anno l'Istat ha da poco certificato un ulteriore calo della produzione industriale, settore che ormai da mesi fa registrare indici negativi. Su base annua la flessione è stata del meno 2,4%. Visto che le imprese non producono come dovrebbero, ne è conseguito un calo dei prestiti. Sapete bene che in questa economia ogni impresa ha bisogno di prestiti per andare avanti. Banca Italia, infatti, non ha tardato a comunicare che solo ad ottobre i prestiti alle imprese sono calati dell'1,4%. Tra qualche giorno ci sarà il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Si parlerà di grandi valori, di un'Italia che può farcela, che è piena di risorse e gente capace, che siamo un'eccellenza in questo e in quello e bla bla bla. Sempre le solite cose, uguali di anno in anno. Ma poi di anno in anno non cambia niente. I politici raccontano balle, favoriscono le lobby delle multinazionali e la povera gente non arriva a fine mese. Anzi, magari le cose non cambiassero, a ben vedere vanno anche peggio. Sono fortunati loro che la gente ha memoria corta e non si ricorda di tutte le sparate dell'anno prima e che YouTube gli permette di disabilitare i commenti, altrimenti vedreste che inferno di insulti sotto il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. In questo periodo dell'anno le chiacchiere di chi ci governa si scontrano con la realtà e la realtà la vediamo ogni giorno, non serve che ve la racconti io. I numeri ufficiali danno ragione alla realtà, la descrivono perfettamente e smentiscono totalmente le loro chiacchiere. I politici ci dicono che va tutto bene, che risolveranno tutto, ma poi alla fine di ogni anno non hanno risolto un bel niente. Anche quest'anno, come l'anno prima, l'economia va male, la sanità peggiora, le strade sono sfasciate e il lavoro è ancora una volta in calo. E questo lo vediamo tutti i giorni. Eppure loro sorridono e sono ottimisti, e ci credo, lo sarei anch'io per il mio futuro se guadagnassi 14.000 euro al mese. Sì, perché è quella più o meno la cifra che prendono oggi deputati e senatori. Allora la riflessione di oggi è questa, e sarà anche una riflessione pessimista, ma sinceramente non riesco a formularne una differente. In Italia deputati e senatori lavorano per noi, per il popolo. Li paghiamo noi con le nostre tasse e devono per obbligo costituzionale fare i nostri interessi. Non capisco con quale coraggio queste persone che guadagnano almeno 10 volte uno stipendio di un comune lavoratore se ne stiano ancora seduti su quelle poltrone. Se fossero onesti, dovrebbero ammettere che hanno fallito, che non sono stati capaci di migliorare le cose e che quindi non hanno fatto bene il loro lavoro. Se voi fate male il vostro lavoro, così male che la vostra azienda ne risente a livello generale, potete stare certi che verrete licenziati. E loro? Loro no, loro restano lì. Loro sono gli unici lavoratori che possono fare male il loro lavoro e comunque nessuno li può licenziare, continuando a percepire stipendi da capogiro. A questo vi consiglio di pensare, quando anche quest'anno ascolterete le belle parole del nostro caro Presidente della Repubblica.